Buongiorno a tutti. Salve a tutti, ecco io e il buon Vincenzo. Oggi vi vado a vedere come si fanno i ciabattoni o sfoglie romane. A Roma si chiamano sfoglie romane. Allora, ha allungato la pasta sfoglia, che poi vi metto il link sul corso di pasticceria per farvi vedere anche come si fa la pasta sfoglia, a diciamo a mezzo centimetro di altezza. Vedete? Adesso come la rotola va rotolato molto stretto, altrimenti poi si allarga e vengono male. Toccherà fare dei dischi, adesso vi fa vedere. Vedete, ogni tanto si stringe, si impunta così almeno che non scivola. Ecco fatto, viene tipo una girella grande di sfoglia e va tagliata a spessore, uno spessore circa sui 3 cm, poi varia a secondo la grandezza che uno vuole fare. Adesso si spolvera il tavolo di zucchero. Si abbassano prima con le mani e poi si allungheranno con il mattarello, o stennarello, diciamo noi a Roma. Abbondante zucchero. E si allunga tipo a lingua. Ecco fatto. Questi si possono fare a tutti i gusti, con le marmellate, al cioccolato, alla crema. Ecco, adesso li andremo a farcire. Sta facendo crema, Nutella. Marmellata di ciliegie, possiamo farcirli come vogliamo. Adesso andranno chiusi in questa maniera. Ed è abbastanza semplice, no? Poi li metteremo nella teglia. Questi andranno cotti a 180 per una 25 di minuti. Lui sta mettendo il ripieno anche un pochino sopra, così quando escono dal forno sappiamo che ripieno hanno. Eccoli qui nella teglia. Li facciamo riposare almeno una mezz'oretta, come tutta la pasta sfoglia va sempre fatta riposare, e poi li inforneremo. Eccoli appena usciti dal forno, i ciabattoni o le sfoglie romane. Questo, come ripeto, è così sappiamo che è al cioccolato, questo alla marmellata e quello senza niente alla crema. Vedete come sono ben caramellati sotto? Questo è importante, Ed eccoli qui nel piatto per essere portati giù. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.